Buon pomeriggio da Caorle, dove sono in corso le finali scudetto per quanto riguarda il campionato italiano assoluto di beach volley per la Nera 2022. Iniziamo una lunga serie di interviste un po' anomale, perché partiamo dalla coppia che ha appena perso la semifinale, ok, che però tornerà in campo chiaramente per il terzo posto, ma con grande piacere ho al mio fianco, oltre che due amici, anche i neo campioni d'Italia 2022. Andrea Biatti e Tiziana Andreatta, per la prima volta in carriera, raggiungono il titolo tricolore. Parto da te, Andre. Voi avete iniziato la semifinale nel momento esatto in cui Benzi e Bonifazi non potevano più raggiungervi, e quindi avete iniziato, diciamo, il riscaldamento sapendo di essere campioni d'Italia. Le emozioni di questa giornata? Sì, allora Joe, è difficile da spiegare, perché insomma è il coronamento di un percorso che abbiamo fatto, è l'ottavo anno che giochiamo insieme, quest'anno insomma insieme a tutto lo staff, Diego, Luca, che ci hanno seguito a questa tappa con un pubblico fantastico. Devo dire che siamo contentissimi, è difficile scendere in campo con questo stato d'animo, sapevamo di essere campioni, loro se lo sono meritati, Manuel e Mauro hanno giocato un garone, peccato insomma non essere a fare finale primo secondo. Sì. Però ripeto, la gioia è tantissima, quindi adesso faccio un po' fatica anche a parlare, e quindi niente, ringrazio Tizi, ringrazio tutti, perché sono veramente contentissimo. Tizi, ne parlavamo anche prima in telecronaca, è stata premiata la vostra costanza, perché avete saltato una sola tappa di questo circuito per una giusta motivazione, perché eravate a Marina di San Cataldo per la tappa challenge del circuito Beach Pro Tour, quindi la costanza premia, però premia anche il duro lavoro che c'è dietro ad un riconoscimento così importante. Esatto, vabbè, ovviamente è un'emozione incredibile, difficilissimo giocare dopo questa notizia, come dice Andrea. Sì, è arrivato questo risultato tanto atteso, tanto sperato, tanto cercato, tanto voluto da noi e da tutto il nostro team, e finalmente ce l'abbiamo fatta. Diciamo che abbiamo cominciato la nostra carriera assieme con uno scudetto indoor, adesso è arrivato anche quello outdoor. Siamo contentissimi, come dicevi tu, è stata una grandissima stagione, una grandissima estate, visto che siamo arrivati sul podio quasi a tutte le tappe che abbiamo disputato. Va bene così, adesso ci resta da festeggiare. Andre, c'è l'impressione che la vostra scelta di quest'anno, siccome noi siamo abituati anche a vedervi su campi internazionali, non dimentichiamo la medaglia d'oro che, se non ricordo, avete conquistato a Lubiana, e quest'anno è stata fatta una scelta, cioè almeno quello che vediamo noi da fuori, partecipare al campionato italiano per provare a vincerlo. Sì, devo dire che quest'anno, oltre che una scelta, abbiamo fatto secondo me una bella programmazione. Gli altri anni abbiamo un po' vissuto secondo me un po' più alla giornata, alla settimana, nel senso che in base ai risultati che facevamo poi decidevamo cosa fare, e perché poi insomma non avevamo mai provato a fare internazionali, quindi la sfida è anche cercare di capire un po' a che punto è arrivare eccetera. Quest'anno abbiamo deciso di farlo in maniera un po' più pianificata, e di questo ripeto ringrazio tutto lo staff che in questo ci ha dato secondo me una grossa mano, e la scelta secondo me ci ha premiato, nel senso che siamo arrivati fino in fondo e ci siamo arrivati con degli obiettivi chiari. Poi si poteva non vincere, perché gli avversari, ripeto, erano di altissimo livello, da Davide, Carlo a Mauro, Manuel, ma tanti altri. Devo dire è stato un bel campionato avvincente, e quindi faccio i complimenti a tutti che hanno reso così avvincente appunto un campionato così. E a proposito di staff, prima di chiudere questo nostro salottino, io farei entrare anche uno degli artefici di questa cavalcata, Diego Segalini, coach al primo anno di Abbiati e Andreatta. Coach, cosa gli dobbiamo dire a questi ragazzi? No, devo dire che se lo sono meritati, perché è stata premiata la loro continuità, la loro insistenza, la loro chiarezza di obiettivo. Io devo solo ringraziarli, perché per me è stato veramente un'esperienza super, mi hanno permesso di crescere tantissimo, spero di avergli lasciato un po' tanto così e di aver contribuito tanto così, perché io forse potevo fare meglio, ma di più non potevo fare. Sono stato veramente con loro tutte le volte che ho potuto,
e sono felicissimo. Lasciami solo ringraziare Elena, perché insomma abbiamo un bambino piccolo, un bacio a Filippo e Andrea, perché senza il suo contributo non avrei potuto girare così tanto, è stata super. E ancora grazie a tutti, a Luca, allo staff, a Frank, a Daniel, a tutti, grazie mille. Una cavalcata che chiaramente rimarrà nella storia per quello che avete fatto e perché appunto è il vostro primo successo in questo campionato. Io ringrazio Andrea Biatti e Tiziano Andreatta, coach Diego Segalini, vi faccio ancora i complimenti. L'appuntamento chiaramente è sempre qui sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo, perché ci saranno nuovi contributi qui da Caorle. A dopo!